Sono un gruppo. Oh, ma siete un po' voi, eh? 3, 6, 9. Sì. Ok. Phantom Pain. What? Che cazzo è Phantom Pain? Ok. Artery blockage. Minor. Va bene, va bene, va bene. Hai indovinato un po', dobbiamo fare anche le prigioni. Allora. Questi qua sono un po', quindi dobbiamo stare attenti. Vediamo di prepararci per un attacco. Va bene, sapete cosa? Questa poi la accettiamo perché ce la possiamo fare. Possiamo tenerci tutte quelle pecore della morte. Call Royal Aid. Ma quello probabilmente eviteremo di farlo. Ok, e uno è giù, benissimo. Non ci sono altri da altre parti, vero? No, ok. Benissimo, sparategli. Fategli sentire il Vietnam. Morto in 22 ore, bene. Colpita nel braccio. E un altro a terra. Morto in 11 ore, grazie a cazzo gli abbiamo distrutto il cuore. Ah, presi! Grandissimi. Vexakan. Morto in 11 ore. Ok. Iniziano ad assaltare, perfetto. Ok, iniziate a ritirarvi. E via. Jacob è il solito lentissimo. Jacob è a terra. Ok, Arti. Stun. Oh no. Oh no, si è fermata per farlo. Andate, plotone di esecuzione. Qualcuno potrebbe andare a salvare tipo quel simpaticone di Jacob. Tipo te, vai a salvare Jacob. Mentre voi, boh, voi spegnete tipo il fuoco, evitate che l'intera colonia bruci e cose del genere, insomma. Morto in 10 ore. Well, I say no. Allora, te non hai il cuore, sei senza cuore. Te invece sei un po' gnam, eh? Potremmo pensare di inseguirla, vediamo. Prova un po' il corpo a corpo. Dai, dai che la raggiungi, dai che la raggiungi. Due colpi e questa qua scende, dai. A posto. A tal proposito, indovinate un po', prigionieri, prigionieri, prigionieri. Quanti prigionieri possiamo fare? Cattura, lui no, perché schiatta. No, in realtà schiattano tutti. Quindi va bene così. Cattura con boa. Sì, ma dovete spegnerle, quale cose? Allora, ce la facciamo a salvare, che ne so, con boa magari? A not assigned to doctoring. Ok, va bene. Allora mandiamo a Cuja. Accettiamo con. Vediamo. Cambiamo un attimo. Perché Arti è effettivamente un po' una merda. Vediamo. Qualcuno che ha un buon wardening. Quindi social. Aiden. Aiden, 80 anni ci sta, eh. Ce lo vedo. Il nostro fantastico Re Aiden. Re Handel. Ok, andata. Accettata con Aiden. E che fai? Te ne privi? Ovvio che non te ne privi. Con boa, fatti vedere un po', va. 10 melee, 4 construction, 9 shooting. Dai! 8 medical anche. Ci sta, mi piace. Lui è rippato, letteralmente. E magari se andiamo a spegnere questo piccolo fuocherello da ste parti, potremmo
Magari la butto lì. Che ne pensate, eh? Manhunter pack. Ok, va bene. Veloci, veloci. Sì, come? Scusi. Dai, non ci credo. Ok, così te non devi più partecipare, va bene. Perché mi hai un po' cacato al cazzo. Oh, fuck. Sono arrivate fino qua. Bene. Brava Yolanda, aggrale. Aggrale. Voi intanto andate di qua. Oh God, ma non erano sei? Dai però, non potete fare così schifo a sparare, eh. Merlin sta uscendo di testa. Perché non potete sparare? Ecco, vedete che potete sparare. Dai, su melee attack. Ok, perfetto. Ora dovete assolutamente aiutare un po' tutti, eh. Ce la siamo gestita un po' male. Però abbiamo della carne adesso, ne sono sicuro. Ok, questa è morta. What's arrived? Freeholder. Ok, ottimo Aiden. Bene, qua adesso spengono tutto e il fuoco è a posto. Yolanda, se magari non me la fate morire. Jacob. Rescue. Però poi proprio a Jacob l'abbiamo fatto fare. Fire qua sopra, ancora. Ah, sta, andate a spegnere tutto, mannaggia a voi. Ah, il mio polso. Ok, Tail si riprenderà. Si spera. Jacob non si riprenderà. E probabilmente Margherita sta uscendo di testa perché sta male. Va bene, voglio dire, insomma. Sai focus shirt. Sai focus shirt. Va bene, la mettiamo qua dentro. Dai. Sto cercando di capire se stanno anche lavorando qua. Pare di no, però. Sì, si stanno un po' riprendendo. Perfetto. Hai finito? Dov'è che sta andando? Ah. No, vai a dormire adesso. Quello lo puoi fare nel giorno dopo, tanto è solo uno rimanente. Ok. Starvation, chi è starvation? Perché non state mangiando? Ah, ma perché questa roba qua? Per prigionieri, ma non deve essere per prigionieri. Oh Gesù, seriamente? Jacob, no. Oh God. Non gli hanno portato il cibo. Non devo dare questa zona ai prigionieri, era una cosa temporanea, mi sono dimenticato di toglierlo. E vabbè. Ma l'hanno costruito, ottimo. Ottimo, così possiamo finalmente trattare le acque. E quindi fare i bagni. Ci abbiamo messo un po', eh. Però ce l'abbiamo fatta alla fine. Ok, ne mettiamo un altro qua dentro. Questo qua dentro l'hanno già costruito. Bene. Bene. Arti, vorrei sapere. Oh, sta facendo butchering, perfetto. Fa ancora butchering? No. A quanto pare no. Allora, sapete cosa vi dico? Iniziamo a programmare la nuova zona dei bagni, cosa che teoricamente volevo fare anche prima. Allora. Così sto andando a naso adesso.
E va bene, quindi a questo punto ai gin dobbiamo mettere la stall door. Ma sì, la facciamo in granito perché è più bella. Cioè, avrei potuto fare il bagno molto stupido e mettere semplicemente qua le docce, però no. Ma ipoteticamente abbiamo anche poi la possibilità di ampliarlo. Per il basin mettiamo lo steel basin, mettiamo due qua. Benissimo, li faremo belli ornati probabilmente. Ok, quindi se qua ci siamo, basta fare soltanto l'entrata, quindi le porte, granite outdoor, e poi si mettono i pavimenti, che to be fair prenderanno un po' di tempo per essere fatti. Quindi i bagni saranno lì. Ok, no problema. Il problema è come ce li facciamo arrivare. No, nemmeno, non è un così grosso problema. Ma sì, facciamo il tubo tutto attorno e in mezzo. Benissimo. Con tanto di tetto anche, come giusto che sia. E luci. Dov'è? Eccolo qua. No, furniture. Perfetto. Un light. E poi anche di lì lo dovremmo mettere. Ok. Eventualmente quando costruiranno tutto poi potremo farlo. Ok, tranne Tail si sono ripresi tutti. Sì, a lei manca. Aia, polso. A lei manca davvero poco per riprendersi. Purtroppo siamo messi male in medicine e in abbigliamento. In abbigliamento perché Yolanda, se non erro, sta lavorando poco. Fat, cos'è che hai? Gear. Che ti fa schifo. Puoi anche togliertela se vuoi, eh. Se non erro ce l'abbiamo una qua. Sì che ce l'abbiamo. Sì che è al 44%, quindi non è che sia proprio il massimo. Però, voglio dire. Visitors. Ok, perfetto, va bene. Fate quello che volete. Dobbiamo fare il laboratorio il prima possibile. Dobbiamo andare avanti con le ricerche. Sapete cosa facciamo? Noi il laboratorio lo mettiamo di qua. Oh God, no. Oh God. E allora lo mettiamo in questo modo, il laboratorio. Va bene. Però è un po' troppo vicino ai bagni, non ha senso. Rifacciamo bene questo laboratorio. Deve essere fatto in modo che ci stia, qua production, non una, ma ben due research bench. Quindi questo non va bene. E non va bene nemmeno per quanto riguarda la grandezza. Perché davvero mi serve che ce ne stiano molte di più. Questo è accettabile. Questo è decisamente accettabile. Benissimo. Wow. Non ci credo, non ci credo. Abbiamo l'armatura, quella per i centurioni. Questa è robetta buona. Questa è robetta buona. Non possiamo permetterci nulla, letteralmente, però è robetta buona. E soprattutto funzionano finalmente. Allora, floors, granite tile. Ok, per il resto andiamo con la sandstone flagstone. Ok, e il tetto. Per ora vedete soltanto questi rettangoli, ma state tranquilli che più avanti sicuramente ce la faremo a fare tutto. Mi sto accorgendo ora che questa qua è una boiata. Blueprint 2, quindi devo annullare tutto. E metterlo di uno spostato in qua. Ok. Ce l'ha l'ordine del tetto? Quasi. C'era quasi. Ok, bene. Oh, anche lì stanno facendo progressi. Fantastico. Process Trader, New Recruit, Annabelle. Ottimo. Ci servono tutte queste nuove persone. Annabelle, non mi ricordo te cosa che potevi fare. 6 construction, 7 mining. Indovinate un po' cosa fa Annabelle? Esatto, Annabelle fa esattamente e solamente query. Adesso, per ora siamo soltanto all'home medicine, nient'altro. Quindi laboratorio in arrivo. Buoni.
Perché se mi costruiscono sta roba qua finiamo tutte le risorse. Figuriamoci, non possiamo permetterci ancora questa. È iniziata la primavera. Bene. Ci siamo vicini anche al geotermico, ci siamo vicini davvero. Una volta che mettiamo sul geotermico, ci siamo. Brava Annabelle. Cos'è? Scavi una cosa e te ne vai? Ah, relaxing socially, va bene. Va bene, va bene. A me interessa che tiri su acciaio, hai capito? Acciaio devi tirar su. Brava. Oh, ok, the weather controller is no longer changing the weather. Via la nebbia. Yes. E ci vorrà un attimo più che altro perché devono costruire anche la porta qua e devono riprodurre tutto il granito. Però ce la faremo, I guess. Bene, stanno anche costruendo il laboratorio. Almeno, laboratorio. La struttura del laboratorio. Nell'ottica di fare un ospedale ci starebbe poi fare l'obitorio per tirare sugli organi e gli organi poi venderli. Quindi sì, andiamo su Basic Autopsy. Inoltre per ora vi ricordo che ci stiamo difendendo praticamente noi a mano con le nostre armi. Ma un po' di sicurezza poi non ci starebbe, curarla. Avendo sbloccato la Geothermal Power, io ragazzi direi che... che fai? Non ce l'ho pioppi giù. Certo che ce l'ho pioppi giù. E non solo, vi dirò, ci mettiamo anche i sandbags. Perché noi questo lo dobbiamo proteggere, vero? Chiaramente lo faremo con i sandbags. A handbag. Bear trap, cavalry spikes. E poi per quanto riguarda invece il generatore geotermico lì, un altro paio di maniche. Purtroppo non abbiamo abbastanza acciaio. Ambrosia Sprout. Vicino a questi. Sì che non cresce, per questo non c'è nessun problema, perché non cresce tanto la roba. Hanno costruito la porta però, questo è molto molto importante. Ci taglia decisamente i tempi di trasporto. Tutta sta roba qua va portata, mi dispiace. Ok. Niente però, mi sa che ci dobbiamo interrompere qua a sto punto. Probabilmente farò finire la struttura off camera, perché tanto è una questione soltanto di farmare e andare avanti. Per quanto riguarda la ricerca, adesso ci toglieremo anche quelle più semplici e nel mentre andiamo avanti. Quindi, io direi che per oggi posso terminare qua. Decisamente abbiamo fatto un bel po' di progressi, però dobbiamo farne ancora di più. E soprattutto dobbiamo trovare un modo per risolvere questo problema energetico, perché anche nella scorsa serie avevamo la Rimatomics, ma all'inizio non ce l'avevamo. Quindi decisamente dobbiamo trovare un modo per risolverlo. Io direi che posso terminare qua. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi effettivamente cosa ne pensate della serie, se secondo voi sta procedendo bene. Insomma, abbiamo anche reclutato parecchie persone, quindi non ci va male. Mi raccomando, fatemelo sapere, il vostro feedback è estremamente importante. Io nel mentre termino qua, vi ringrazio ancora, sono Gold e ci vediamo con i prossimi video. Bye bye!